Abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi padre Paolo Benanti, che è diventato un po' la nostra guida culturale, la nostra guida etica in questo percorso di sviluppo e di crescita dell'intelligenza artificiale. È un tema delicato che stiamo cercando di affrontare a Milano in questa Talk to the Future Week, che ci inorgoglisce perché sta coinvolgendo tantissime colleghe e tantissimi colleghi non soltanto di Milano. Padre Paolo Benanti fa parte del nostro tavolo istituzionale per i rapporti fra giustizia e intelligenza artificiale, oltre a essere presidente della commissione governativa sull'intelligenza artificiale, componente della commissione delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale. È diventato veramente ormai un punto di riferimento internazionale per tutti i temi che attengono all'etica dell'algoritmo. E quindi oggi abbiamo il piacere e l'onore, lo avremmo dovuto fare all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma per problemi contingenti non siamo riusciti a trovare l'occasione, ma oggi abbiamo l'onore, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha l'onore di conferire al padre Benanti la nostra onorificenza più alta, che è il sigillo di San Gerolamo, perché l'intelligenza artificiale, con il suo impatto dirompente nella società, ha bisogno di mantenere saldi i valori fondamentali, e sarà possibile anche grazie al suo impegno istituzionale, la sua opera di formazione e divulgazione basati sulla centralità dell'uomo e per un'etica degli algoritmi. Desideriamo ringraziarla per il suo impegno e dedizione e siamo onorati di consegnarle il sigillo di San Gerolamo. Grazie. E grazie di cuore. Grazie mille. E qui grazie. La nostra dedica, ecco. Grazie. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie. Grazie.